Avery si era costruito una grotta antipanico. Mi chiedo dove porti. Oh, merda. Stiamo per scoprirlo. Già. Guarda, tracce recenti. Sono passati di qua. Ci sono parecchie impronte. Procediamo con cautela. Merda. Ci siamo. Soldati di Nadine, scommetto. Hanno la mano pesante con la dinamite. Solo un imbecille la userebbe qui sotto. Sì, non sono molto svegli. Oh oh. Hai delle batterie di scorta? Sì, sì, ma sono finite in fondo all'oceano. Non voglio sapere. Non vuoi sapere. Aspetta. Una specie di trappola mortale? Sì. Ma Sam e gli altri sono riusciti a superarla. Basta seguire le tracce. Oh. Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto. Cerca solo di non allontanarti dalle impronte. Cosa? Al momento la mia unica preoccupazione è non saltare in aria. E... andata. Oh. Elena, guarda, le tracce si fermano qui. Deve essere crollato dopo il loro passaggio. Ehi, basterà togliere di mezzo questo. Sì. Cavoli. Cerchiamo un'altra strada. Lasciare proprio ora. Merda. Forza. No, cazzo. Ehi, hai ancora l'accendino di Sam? Sì, ottima idea. Andiamo. Dai. Scarico, è ovvio. Ha fumato come una ciminiera per tutto il viaggio in barca. Tranquillo, ho dei fiammiferi. Davvero? Ovvio. Ecco fatto. Oh, scusa. Un attimo. Ciao. Di qua. La mia testa. Grazie, sei stata previdente. Uno dei due deve esserlo. Forza, cerchiamo un passaggio. Che atmosfera romantica. Hai uno... Ehi, promette bene. Se ti spingo? Sì. Andiamo. Ok, forza, dai. Ok, vieni su. Ok, grazie. Occhio alla testa. Sì.
Attenzione. Wow. E questo cosa sarebbe? È inquietante. Le mani che mi derubano. Ormai Avery non tentava neanche di nascondere la sua follia. Questo posto non mi piace. Neanche a me. Andiamocene. Piccolo cieco. Ehi, guarda. A Avery avanzavano delle gabbie. Kebe. Cosa? Si chiamavano Kebe. Sicure? Sì. Odio quando fai la sapientona. Kebe. E questa cos'è? Stai bene? Sì, più o meno. Che cos'era? Una trappola. Avery non voleva proprio nessun intruso qua sotto. Ok, sta attenta. Io? Sei tu che ci sei salito sopra. Ok. Merda. Sì, per ora a posto. Preferisco tenere le distanze. Già. Merda. Stai bene? Sì. Beh, ora sappiamo cosa ha provocato le esplosioni di prima. Sì, ora capisco il motivo di tutti questi crolli. Nate, ho trovato una scorciatoia. Sicura sia una scorciatoia? Mi piace essere ottimista. D'accordo. Santo cielo. Avery ha decorato anche questa stanza. Altri ciondoli umani. Vedete, per favore. Ho chiesto per favore. Oh, cavolo, altre mummie. Non esplodete, per favore. Ehi, attento. Oh, cavolo. Ho chiesto per favore. Questa roba. Nate, stai bene? Bene, bene. È peccato non avere tappi per le orecchie. Sto urlando? Nate, attento. Sì. Qui Avery ha scelto lo stile egizio. Peccato che queste mummificazioni non siano state volontarie. Beh, abbiamo ritrovato la pista. Le impronte vanno di qua. Biscatola in vista? Ci sono abituata. Era una frecciatina su di me? No, calmati, ok? No, calmati tu.
nostri amici devono essersi distratti. Nessuna traccia di Sam. Lo troveremo. Elena, al riparo! Thank you.
fumi esplosive di Avery. Andiamo a prendere quei razzi. Buona idea. Le bocche che mi infamarono. Non oso immaginare il suo albero di Natale. Non vedo impronte. Forse ci siamo allontanati dal percorso degli altri. Dai, cerchiamo di recuperare. Scusa. Ehi là. Sembra una chiave. Cos'è quel messaggio? Vediamo, è di Tiu per i suoi uomini. Possiamo usare la chiave per uscire. Fantastico. Sul retro ci sono dei simboli. Dai, cerchiamo una serratura. Oh, mamma. Per esplodere, eh? No? Tu invece? Questo tizio doveva essere paranoico. Wow. Oddio, oddio, oddio! Oh! Ok, avete finito? Ottimi riflessi. Grazie. Le ossa appese erano più inquietanti. Anche questi non scherzano. Ma gli darei un 3 su 10. Io dico 4. Ah sì, 4? Sì, stiamo decisamente scendendo. Ok, un'altra trappola mortale. Già, nessuna impronta da seguire. Hai detto che ci sono dei simboli sulla lettera. È vero.
I simboli corrispondono a quelli sui pali. Tio aveva spiegato ai suoi uomini come superare le trappole. Ok, partiamo con il piede giusto. Seguimi, d'accordo? Sì, ma fai attenzione. Faccio sempre attenzione. Parla quello che ha fatto esplodere tutte le mummie del circondario. Beh, sai, non ho molta esperienza con le mummie antiuomo. Scusa. Fin qui tutto bene? Sì, tocchiamo ferro. Meglio di no, magari è manomesso. Sì, giusto. Ecco, fatto. Alla faccia tua, Avery. Ecco la nostra via d'uscita. Mio Dio, questi sono i resti degli uomini di Tio. Sì, probabile. Avery amava infliggere pene esemplari ai propri nemici. E amava ancora di più far esplodere le mummie. Già. Cerchiamo di muoverci con cautela. Serratura. Chiave. Ehi, e se è una trappola? Beh, non abbiamo molta scelta. Oh, mamma. Ma ho un buon presentimento. Sì? Forza. Ok.
Hai visto? Beh, almeno non siamo saltati in aria. Merda. Non è che avresti un coltello, vero? No. Ma quel tizio ha una spada. Ecco, aiutami a farlo dondolare. Via, via!